troviamo grave che lo Stato, in nome di uno spinto ambientalismo, in nome dell'efficientamento energetico da perseguire a tutti i costi, arrivi a risarcire integralmente i costi di ricostruzione di un edificio con costosi interventi innovativi e di miglioria atti a consentire il passaggio da una bassa ad un'alta classe energetica e poi non riconoscere l'adeguamento sismico degli edifici privati con un livello di sicurezza dell'80% o del 100% per gli edifici strategici come scuole e ospedali. È una follia riparare gli edifici danneggiati limitandosi al coefficiente del 60%, che si è dimostrato inadatto, visto per esempio che gli edifici di Spoleto e Camerino, colpiti in passato e ricostruiti con quei parametri che si vogliono qui riconfermare, sono crollati lo stesso con il ripetersi del terremoto. Colleghi, quelle zone del centro Italia sono classificate ad elevatissima ed elevata sismicità. Se vogliamo evitare di spendere il doppio di risorse per rifare due volte gli edifici crollati, occorre prendere opportune misure per garantire la stabilità subito e il coefficiente dell'80% risponde a tale criterio. Lo ripeto, dobbiamo dare un nuovo ordine alle priorità di intervento da sostenere con contributi statali. Prima viene l'adeguamento antisismico che salva mobili, immobili e soprattutto vite umane e poi se avanzano i quattrini si può pensare anche all'efficientamento energetico. Il premier Renzi ciancia tanto del progetto Casa Italia e poi avalla queste scellerate scelte. Si dimostra ancora una volta un grande parolaio.